Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per le numerose richieste che mi fate sul mio canale e per rispondere alle vostre domande. Ciao da Stefano Di Carlo, ho iniziato a fare la musica elettronica diciamo dal 1982 quando sono usciti i primi sintetizzatori, sia analogici che in FM, gli analogici negli anni 70, quelli in FM negli anni 80. E da lì mi sono appassionato già dall'epoca, dagli anni 70, grazie a mio padre che mi faceva ascoltare molta musica elettronica. Ma negli anni 80 ovviamente l'evento della tecnologia mi ha portato sia a crescere a me come persona che a crescere anche artisticamente, quindi acquistando degli strumenti per poter iniziare a fare questo percorso. I primi dischi che ho ascoltato dagli anni 70 che sono nato fino agli anni 80 sono stati Tangerine Dream, Pink Floyd, Mike Oldfield, Cream Crimson e tanti altri che all'epoca uscivano molti dischi del genere. Per quanto riguarda la strumentazione che usavo negli anni 90 era la TR-909 che era una drum machine, la 808 che era la sorella, il Roland JD800, in quel caso ne avevo due, il Juno 106, sempre della Roland, il Jupiter 6, l'Oscar e altri tanti, la Bassline TB303, che avevamo anche delle TG33 della Yamaha e tante altre belle cosette. Per quanto riguarda il software, usavamo l'Atari 1040 che era solo MIDI, praticamente prendeva gli impulsi di questi sintetizzatori e li trasformava in suono, diciamo li metteva in sequenza. Al giorno d'oggi uso Logic Pro X Audio. Sul canale Bandcamp trovate tutte le mie produzioni della Synthetic e tutte le altre situazioni che si svolgono nell'arco della vita, musicalmente parlando. Seguite il mio canale YouTube, iscrivetevi, cliccate e iscrivetevi per una buona musica. Grazie a tutti e un saluto da Stefano Di Carlo. Ciao, a presto.